Questa è la missione Star Lab di Injustice Gods Among Us che dobbiamo fare tutti insieme, capite ragazzi? Questa è la missione numero 70 per la nostra donna pagliaccio, la nostra Harley Quinn. Lex Luthor ha le risposte che Harley sta cercando, fatti dire da Lex perché Joker ha finto la sua morte. Se non avete notato, noi siamo nella base della insurrezione. Quel personaggio che fa da cameo e sta nei computer è senza dubbio Atomo. Poi ricordatevi che Atomo è giocabile in Injustice 2. Ecco, guardate cosa succede. Guardate che fa Lex Luthor. Quando Lex Luthor fa queste barriere a forma di quadrato, bisogna evitarle. Se le fa di sopra, noi ci abbassiamo, ma se le fa di sotto, noi le saltiamo. Vediamo quanto durerà. E non possiamo avvicinarci quando fa quella barriera. Certo che è tecnologico Lex Luthor, anche se ha la sua armatura. Ma noi cercheremo di vincere lo stesso. Vediamo se ce la faremo. Ma perché mettere Harley Quinn contro Lex Luthor? Io non lo so. No, lo rifà di nuovo. Ora sì che si perde tempo. Per questo la recensione diventa troppo lunga. Il video sarà lungo e non finirà mai. Si va avanti all'infinito senza un vincitore. Io non la sapevo questa cosa di Lex Luthor che fa i quadrati, che noi li evitiamo. Ecco, ha finito, bene. Ecco, guardate la supermossa di Harley Quinn. Mette la torta esplosiva sotto le gambe dell'avversario e la fa esplodere quando lei si tappa le orecchie. No, ancora, e basta. Ma quante volte lo fa Lex Luthor? Mi hai veramente rotto le scatole, Luthor, sempre con questi quadrati. Fai vincere la nostra pagliaccia, la nostra donna pagliaccio Harley Quinn. Se non avete notato, la nostra Harley Quinn è in versione Terra Unita. Bene, abbiamo finito. Se il video vi è piaciuto, condividetelo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale come sempre. Parola di Gabri Osta. Ricordatevi Costanza Films, il canale di mio fratello Alex Costa. E poi, io e mio fratello Alex abbiamo la fortuna di essere nati Costa, perché noi Costa facciamo i videogiochi. E giocheremo ai videogiochi per sempre. Una cosa che non mi piace di Harley Quinn è che sono le sue labbra, a volte sono nere o rosse, non lo so. Avete visto, c'ha in mano quella sua bomba a forma di tortino. Arrivederci, ho parlato abbastanza. È stata lunga sta recensione.